Eravate i più cari di tutti. Questa è la frase che mi ha detto pochi giorni fa un imprenditore con cui abbiamo firmato un contratto e quindi la situazione in cui ci siamo trovati è un po' particolare, perché essere più cari di tutti significa essere confrontati con altri. Per quanto concerne la mia azienda è già un'eccezione, perché ho la grande fortuna di vendere dei servizi non confrontabili in situazioni dove non veniamo messi a confronto con gli altri. Ma se anche questa situazione non fosse l'ordinaria nella tua azienda, se anche la situazione ordinaria fosse quella per cui vieni messo a confronto con gli altri, devi ambire ad essere scelto non perché sei il più economico di tutti, ma perché sei il più caro di tutti. La situazione ideale è quella per cui un'azienda vince la concorrenza essendo la più cara di tutti. Se sei scelto e sei il più caro di tutti, significa che il cliente ha visto in te qualche cosa che non ha visto negli altri e quindi è stato disponibile a spendere di più per avere quel qualche cosa di più. Essere un'azienda premium, vendere un prodotto, un servizio premium è un must, è la cosa che tutti dovrebbero voler realizzare. Vendere un prodotto, un servizio che sia il più caro della categoria e vincere contro gli altri che sono meno cari è veramente il top. La tua azienda, qualsiasi prodotto o servizio che venda, dovrebbe avere l'obiettivo di posizionarsi nella parte più alta della scala del valore. Per fare ciò, naturalmente, devi costruire un'offerta che sia vista come unica e di conseguenza diversa. Ricordati che il prezzo è una delle variabili per cui il mercato ti sceglie, non è la prima, non è l'unica e sta agli ultimi posti della classifica. Conta che il cliente veda in te qualche cosa che non vede negli altri e conta il fatto che il valore che tu offri venga percepito come qualche cosa di veramente importante per cui valga la pena spendere i quattrini che tu chiedi. Questo è il segreto di Pulcinella, ma è un qualche cosa per cui ogni azienda dovrebbe lavorare. Molto spesso capita il contrario, cioè l'impresa cerca di vincere la partita della concorrenza tirando giù il prezzo. Non è lì che ti devi posizionare.